La persona non è la malattia. E questo è il sottotitolo del convegno che è stato presentato nella Sala Rossa del Comune in vista della realizzazione del convegno che poi sarà sabato prossimo, sabato pomeriggio all'Hotel Alexander. Si tratta di una visione innovativa dell'oncologia, si tratta di vedere la persona al centro della patologia, ma vista da un punto di vista multidisciplinare, ma non solo. Verrà affrontato soprattutto il tema di come chi poi in realtà si trova ad avere a che fare con questa patologia può affrontare meglio il percorso che, non dimentichiamocelo, oggi rispetto al passato porta molto di più verso una possibile guarigione. Il progetto Terapeia è nato quest'anno, precisamente a marzo, è stato inaugurato il 25 di marzo presso l'Hotel Alexander Museum, che ci vede ospiti anche in quest'altra occasione del 23, di sabato 23 settembre, con l'arte in oncologia. E nello specifico Terapeia come progetto ha come scopo la persona che è al centro, che non è la malattia ma è la possibilità, nonostante tutto, in una visione olistica e di forza mente, corpo e spirito. Esistono delle possibilità e delle terapie o comunque tecniche alternative che possono ritornare utile in un percorso oncologico, ad esempio come per quanto concerne l'evento del 23, e quindi abbiamo voluto unire attraverso il filo conduttore dell'arte, dove l'uomo non può prescindere nel suo stare bene, se non attraverso la conoscenza di se stesso e anche attraverso questo linguaggio non verbale che appunto è l'opera d'arte, per portare a far comprendere quanto la visione dell'uomo a 360 gradi non può rimanere all'esterno di un percorso terapeutico. Per fare questo mestiere ci vuole una grande passione che grazie a Dio io conservo anche a 50 anni. Passione per tutte le fasi del percorso del paziente oncologico. Ci vuole passione per la ricerca, per lo studio, per offrire al paziente la migliore cura disponibile al momento, quindi per assolvere alla nostra funzione di to cure, di curare il paziente, ma curare con le medicine e offrire la migliore terapia disponibile grazie alla ricerca scientifica non è sufficiente. I nostri pazienti ci chiedono anche di entrare in relazione con loro, quindi di prenderci cura. In inglese si dice to care, non to cure. Prenderci cura, entrare in relazione, conoscere il loro vissuto. I bisogni del paziente oncologico oggi sono molto aumentati. Come è diventata molto più variegata la figura del paziente oncologico. Ci sono pazienti che hanno avuto l'esperienza del cancro ma sono guariti e hanno dei tipi di bisogni, e dei pazienti che sono nel percorso di cronicizzazione della malattia, oppure dei pazienti in cui la malattia andrà male. Bisogna rispondere alle domande di tutti e avere cura, coccolarli, offrire bellezza in tutti i momenti di questo percorso è il principio che vogliamo portare con questa iniziativa. E anche io ovviamente ho cercato di capire che cosa sia stato fatto proprio in relazione all'arte come terapia. Ci sono stati tanti esperimenti, soprattutto nel mondo anglosassone, i musei anglosassoni hanno lavorato moltissimo in tale campo. Per l'oncologia invece mi pare di non avere trovato nulla, perlomeno al momento. Quindi propongo un progetto assolutamente innovativo e assolutamente privo comunque di possibili confronti. Quindi quello che vorremmo tutti insieme provare è lanciare un percorso, testare questo percorso, capire che cosa può interessare, che cosa può essere veramente utile nei confronti di una maniera di interpretare l'arte e di poterla vivere quotidianamente. Benvenuta a questa nuova visione. In realtà la storia della medicina nei secoli ha già questo concetto globale di salute. Questa riscoperta è assolutamente positiva, nel senso di considerare il paziente non un paziente ma una persona che
per qualsiasi motivo ha perso la sua qualità della vita, in particolare in ambito oncologico, quindi con un problema molto impegnativo da risolvere, e il fatto di considerarlo sempre un essere umano con tutte le sue capacità e caratteristiche, e quindi occuparsi anche di questo, occuparsi della sua qualità della vita, occuparsi della sua relazione, prenderlo in maniera globale e non considerarlo semplicemente un organo malato. Il percorso oncologico prevede un coinvolgimento fisico e anche un coinvolgimento emotivo, affettivo, psichico. Quindi è necessaria un supporto di tipo psicoterapeutico, e questo va a vantaggio sia del sistema fisico sia del sistema psichico. La psicoterapia ipnotica in modo particolare è funzionale ad aiutare la persona a valorizzare il sistema immunitario e a valorizzare anche tutte quelle che sono le risorse implicite nell'organismo.